Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, svuota la spesa al Lidl. Sono andata a prendere solo alcune cose che mi mancavano, tipo verdura, carne e poi qualche cosa già per la festa di Giada. E ho preso anche questi bellissimi pannolini della Loopy Lou. Ho preso la taglia 4 per Pia, perché comunque ne ho ancora un po' di quegli altri taglia 3, però visto che il pediatra ha detto che 7 kg, adesso secondo me questi qua vanno proprio benissimo. E poi comunque sono ottimi, li usavo anche per gli altri, sono degli ottimi pannolini. Poi ho preso del macinato magro per fare le polpette per me che avrò che ho in programma nel menù della prossima di questa settimana, che parte da domani, nella mia dieta, diciamo, del mio regime alimentare, ecco. Poi ho preso dei mini hamburger di bovino adulto di Scottona che erano in offerta con lo sconto del 30% a 1,39 euro. Poi ho preso i cavolini di Bruxelles. Di verdura non ne avevo quasi proprio più. Poi ho preso dei mini brownies che sono in offerta. Volevo darli ai bambini da portare a scuola. Sembrano buoni. Io non li posso mangiare, però. Poi ho preso il petto di pollo 2, così da fare a cubetti, sempre per me per la settimana. Poi invece la salsiccia, questa qui la Luganega di suina arrotolata per loro. Un altro macinato bagro, per sempre per le polpette, per me. Poi per loro, ma senza Devando Gabriele e Maurizio, ho trovato in offerta queste cotolette di merluzzo e spinaci panate. Erano in offerta. Ah, appunto con ribasso 1,32 euro, e quindi le ho prese per i bambini. Adesso le vado poi a mettere subito nel freezer, perché vediamo un po' la scadenza da consumare entro il 25 gennaio, e quindi io poi le vado a mettere nel freezer. Ho preso anche queste qui che si chiamano vele di mare, queste qua stavano a 2,02 euro, quindi le ho preso un po' di pesce anche. Poi ho preso della pasta, perché non ne avevamo più. Io nel mio regime non ne ho, e comunque non la posso più mangiare perché mi gonfia. Cioè devo stare molto attenta a quanta ne mangio, perché vedo proprio che mi gonfia tantissimo. Comunque ho preso farfalle. Poi ho preso conchiglie. Non si vede, ma c'è scritto conchiglie. I fusilli, che sono i preferiti di Giorgia, e altre farfalle. Poi ho preso le spugne, perché le mie le avevo finite e per lavare i piatti stavo usando una spugnetta minuscola che è impossibile usarla per lavare i piatti. Poi ho preso finalmente, io le vedo, volevo assaggiarle, erano in offerta, le ho prese. Ho preso le noci pecan, poi magari non mi piacciono e fanno schifo, però non le ho mai assaggiate, volevo provarle, e quindi erano in offerta, mi sembra 2,50 euro o qualche cosa in più per 2 etti. Comunque vi lascio lo scontrino in fondo, così vedete bene i prezzi. Poi ho preso anche queste in offerta, il mix di frutta a guscio, che nel mio piano alimentare c'è. Ridotta ovviamente, però c'è. Però se anche i bambini ne vogliono, almeno ne abbiamo un po'. E vi dirò, non so se vi ricordate quel mix che avevo comprato all'Eurospin, e la mandorla messa insieme a un acino di uvetta, mi piace. Io non so cosa dire, non mi è mai piaciuta l'uvetta, boh. Vabbè. Poi ho preso dei pomodori, abbiamo preso questi qui che sono i ciliegini, ne abbiamo presi 2 perché Sabrina voleva i pomodori, non costavano tantissimo, quindi li ho presi. Poi 2 peperoni di questi qui rossi, e
E poi ho preso tre avocadi che però sono ancora indietro, quindi li metterò poi insieme alle mele così maturano. Adesso vado giù, prendo l'altro carico, metto via questa e vi faccio vedere cos'altro ho preso. Eccomi, allora, poi ho preso un pacco di biscotti perché li hanno già finiti. Poi due confezioni. Ho preso anche questi sandwich toast, quelli integrali, perché appunto poi lo vedrete sicuramente, adesso vi faccio un po' di spoiler, in un cosa mangio in un giorno, comunque nella dieta, nel piano alimentare che mi ha fatto il mio coach, c'è al mattino una fettina di pane tostato. E quindi ho deciso di prendere questo qua, che comunque così la fetta è un po' più grande e poi è buono. E piace anche ai bambini il pane tostato, così tanto per dire. Poi a mia sorella è andata a vedere nelle cose così appunto in scadenza, eccetera, eccetera, e ha trovato questi budinetti qui, tipo Mumu, però della giraffa, a 94 centesimi. Poi ho preso per loro queste coscette di pollo, ne ho prese due confezioni, che tanto ce ne sono sei e vanno benissimo perché io non le mangio. E poi qua c'è gli estate, ne avevamo presi sei, poi tre l'hanno bevuti Sabrina, Giada e Luca. Qui c'è un'altra confezione di questi yogurtini che devo controllare bene bene se sono senza glutine, ma io non lo vedo scritto. Dessert a base di gusto di vaniglia. Ingrediente. Amido modificato. L'addensante alla carrageenina, aroma naturale di vaniglia. Però senza glutine non c'è scritto. Guardavo anche qua davanti. Non c'è scritto. Vabbè. Poi ho preso un'altra confezione di cavolini di Bruxelles. Poi qui ci sono sempre i suoi mini hamburger così di scottona che hanno in ribasso e allora li ho presi. Poi ho preso per me i bocconcini di fesa di tacchino, la carne, il macinato di fesa di tacchino, sempre per fare le polpette, poi altre vele di mare, poi per loro che erano in ribasso 24 gennaio 2020. Oggi è il 23, entro domani, io comunque le congelerò. C'erano le bracciole. E poi in questa borsa c'è ancora un pacco di fusilli per tutti, vabbè, però piacciono a Giorgia. Poi nell'altra borsa invece c'è un altro pacco di conchiglie, i pomodorini, questi qui, i piccadilli. Poi ho preso una confezione di questi peperoni che mi ispiravano, però io mi domando, sono piccanti questi peperoni, voi lo sapete? C'è scritto peperone bue misti, origine Spagna. E basta, non c'è scritto però se sono piccanti o no, boh. Poi ho preso, veramente me le ha prese mia sorella perché io la prendo altre cose, due confezioni di uova, poi due sacchetti così di fagiolini, l'altro ancora dentro, poi ho preso 2, 4, 5 peperoni gialli verdi. Vi faccio vedere da qui, lì c'è l'altro di fagiolini, le zucchine e poi che era sempre al ribasso ho preso questo filetto di maiale intero che è 3,85 euro, invece nel ribasso 2,69 euro per loro sempre.
Ci sono ancora delle cose, adesso ve le faccio vedere. Vado a prendere e ve le faccio vedere. Allora, ci sono delle cose che non porto su perché servono per la festa di compleanno di Giana e quindi per evitare che poi mi dimentico di prenderle, eccetera, le lascio in macchina. Allora, ho preso due bottiglie di Coca-Cola e due bottiglie di Fanta per Gabriele, perché essendo celiaco, per chi non lo sapesse, lo dico. Può bere solo, cioè anche altre in realtà, però non può bere, diciamo, quelle dell'Eurospin. Quindi può bere, mi trovavo a Lidl, hanno queste di marca e quindi ho preso queste qui. Così almeno lui per la festa è a posto, per quanto riguarda il bere. Invece per il mangiare ho preso, oltre alla pizza, e ho preso questi snack qui, mix di snack. E poi ho preso una confezione di bugie, così da mezzo chilo, perché figurati, i bambini ne andranno matti. E poi ho preso questi sticky qui che già fanno un rumore tipo di rotto. E poi da Happy Casa, che erano rimaste in macchina, lì c'è, come vedete, l'altro porta coso qui, porta camice. Avevo preso anche queste ciotoline appunto per metterci poi dentro le bugie, no, le lascio in quel vassoietto lì, ma per metterci dentro le patatine, questi bastoncini, salatini, no, li lascio lì, questi bastoncini e le patatine che andiamo a prendere. Mia madre anche ne ha altri e così almeno facciamo una bella tavola con tanti tipi di patatine. E poi dovrò tenerne a Gabriele, non sto, prenderò penso quelli verdi, li metterò sul suo tavolo. Avrà un tavolino a parte dove ci sarà la Coca-Cola, la Fanta, perché non, cioè, non so neanche in realtà se tenerla nascosta oppure no. Adesso vedo. Comunque il mangiare lo metterò da parte con le ciotoline verdi e così almeno siamo a posto. Adesso qui c'è l'altra roba da prendere. Le patate ve le faccio vedere qui, non le porto ancora su perché non ho posto in frigo. Prendo quest'altre robe e ve le faccio vedere bene. Da Happy Casa ho mandato Sabrina, abbiamo preso due di questi vassoi grandi. Non so se si vede che sono due, ecco, perché ci servono da mettere i panini per il compleanno. Sono 49x35. Cosa ho preso? I croccantini per Oggy e Olivia, perché tanto Oggy quelle grosse non le mangia, allora vediamo se mangia queste piccoline. Cioè, proprio le schifa, eh? Per carità, una volta che poi ha fame, la pancia tira, le mangia, però non mi piace neanche così, cioè, mi piacerebbe che fosse contento. Con quelle là che mi avevano mandato della Natural Trainer, quelle lì le mangiava volentieri. Infatti, ho lo sconto. E devo assolutamente comprarle. Poi per i gatti, per cambiare un po', ne ho preso queste qua con tonno e verdure. Il Lidl mi piace per le crocchette per i gatti perché ha tre gusti. E queste mi sembra che sono nuove, prima non c'erano. Quindi ottimo. Poi vi faccio vedere qui. Allora, qui c'è un'altra confezione di pomodori. Aspettate che sento un attimo il latte per la... No, ancora freddo. Poi qua ho preso due cavolfiori. Lì c'è una verza. E invece questi qua sono del cavolo romanesco, quello verde con le punte. E basta, queste qui sono tutte le cose che ho comprato. Quanto speso lo vedrete poi dallo scontrino. E spero di avervi tenuto compagnia, che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!